Buonasera e bentornati a questa seconda puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è il sorriso. Quanto vale un bel sorriso? Passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Sono con noi il dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo dentista, e la dottoressa Rita Menditto, psicologa psicoterapeuta. Buonasera. Allora, prima di passare la parola a Sergio Andrisano, voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social. Saremo in diretta Facebook sulla pagina Sergio Andrisano 2 e per poter interagire con gli ospiti studio e farci delle domande da casa. Il numero di telefono è 081 1972 0281. A te Sergio. Grazie Giussi, buonasera a tutti, bentornati, bentrovati e buone fatte feste. E il numero telefonico andrà in sovraimpressione, quindi se qualcuno non è riuscito a prendere nota del numero lo troverete scorrerà sotto le nostre pance televisivamente parlando. Stasera è una trasmissione abbastanza rilassante in questo clima abbastanza stressato, brutto. Non a caso abbiamo invitato la straordinaria dottoressa Menditto, che oramai è un must della nostra trasmissione, ci segue. Penso che questo è il terzo anno che sta con noi e noi ne siamo orgogliosi e felici. Anche io. Partiamo immediatamente, invece la prima domanda la facciamo, perché l'hai dovuta, la facciamo al dottor Maurizio Gargano. Parliamo di sorriso, ma parliamo di denti, perché quando si sorride la prima cosa che vediamo sono i denti. Il segreto per avere una bocca sana? Il segreto per avere una bocca sana è farsi regolari controlli dal proprio odontoiatra. È chiaro che un'igiene orale corretta favorisce il mantenimento del sorriso, e poi noi odontoiatri aiutiamo i nostri pazienti a sorridere. Noi ci confrontiamo spesso con persone che hanno un sorriso a denti stretti, cioè sorridono appena con le labbra. Invece è così bello vedere delle persone che quando ti incontrano ti fanno un bel sorriso con questi denti che sprigiona questa... Ed è su questo che la voglio interrompere un attimo, perché in età adulta un sorriso brillante è ancora possibile. Un'accurata igiene orale quanto aiuta? L'igiene è fondamentale, perché sappiamo che una delle cause dei denti scuri è il tartaro. Il tartaro si forma perché è difficile pulire i denti, in quanto noi italiani non riusciamo a pulire bene gli spazi interdentali. Dico perché noi italiani, perché la scuola anglosassone invece predilige l'utilizzo del filo interdentale, che noi adesso stiamo cercando di introdurre in maniera massiva con i nostri pazienti. Il filo diminuisce sicuramente questo problema, e si vedono meno sorrisi scuri, ingialliti, però anche il fumo sappiamo benissimo, e alcuni cibi ingialliscono i denti. Il consiglio che posso dare a tutti è fare un paio di controlli all'anno dal proprio dentista e farsi seguire se ci sono problemi di natura. Soprattutto lei parlava, Andrisano, parlava delle persone di una certa età. Le persone di una certa età hanno i denti consumati, e chiaramente per l'uso, per l'uso meccanico dello spazzolino, l'abrasione, e non altro. Spesso se non altro, anche con dentifrici aggressivi. Dentifrici troppo aggressivi, magari. Poi parleremo anche del fluoro. Si utilizzano dei spazzolini magari troppo duri, pensando che sfregare il dente significa pulirlo. Invece in realtà eliminiamo quello strato protettivo che è lo smalto. Ripeto, le persone anziane consumano i denti e li ingialliscono. Noi siamo pronti a ripulire, a rimuovere la placca, il tartaro, però certo che l'utilizzo corretto dello spazzolino, del filo interdentale, sicuramente aiuta moltissimo le persone. E non vorrei trascurare la parte medica, dove sappiamo benissimo che una quantità eccessiva di placca
nei denti favorisce malattie anche su altri distretti. La interrompo perché sì. Mi sta rubando la seconda domanda, sì. La terza domanda che le volevo fare, però prima di arrivare alla terza domanda, è un periodo post festivo, post natalizio, dove si sono consumati dolci e zuccheri a iosa. E, dottoressa, gli zuccheri fanno male sicuramente ai denti, però fanno bene un poco anche all'umore, come lo fa il cioccolato chiaramente. Come si può coniugare questa passione per i dolci, che poi la Campania, Napoli è una pasticceria rinomatissima, e quindi come si può fare secondo lei avere la voglia di sorridere, perché tante volte avendo dei denti sul marroncino uno vorrebbe, lo diceva bene il dottore, un sorriso a denti stretti, invece un bel sorriso anche marroncino ma spontaneo. A lei. Coniugare il desiderio di mangiare cibi zuccherini sicuramente è una cosa fondamentale, cercare di capire da dove nasce questo desiderio. Se il desiderio è dovuto a una fame emotiva o veramente dovuto a una fame fisiologica. In questo momento, subito dopo le vacanze natalizie, senz'altro quello che abbiamo fatto è fare non un uso ma un abuso di tutte queste leccornie, ma probabilmente è chiaro che questo momento emotivamente significa anche tanto per noi, soprattutto in questo momento storico che tutti noi viviamo, ritrovarsi in famiglia, condividere dei momenti di tradizione ci ha fatto un po' andare oltre il piacere fisiologico, ma quello di ricondurci a un piacere sicuramente emotivo. E lei ha detto una cosa interessantissima, questo periodo veramente triste, e che però per certi aspetti, voglio essere cattivissimo in questa domanda che le pongo, la mascherina. Io ho i denti brutti, ho la mascherina, me li copre, me la sono cavata. La mascherina quanto influisce sul contenimento e sulla voglia di non sorridere o di sorridere a denti stretti? Sai Sergio, in realtà il sorriso, no? Si dice tanto spesso i tuoi occhi sorridono, ci sono persone che possono sorridere con gli occhi, si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. La mascherina sicuramente in questo periodo storico ci ha insegnato nuove modalità relazionali, la comunicazione non verbale, abbiamo dovuto imparare a relazionarci con gli altri in maniera diversa, la mascherina è sicuramente uno di questi, però il sorriso non è soltanto una questione di interazione con l'altro, un effetto sociale, ma è anche un effetto psicologico, emotivo, che crea benefici ed energia positiva personalmente all'individuo. Perfetto. Dottore Gargano, le tocca. Stavamo parlando di igiene mentale, di mantenimento anche della cura, parlavamo di tartaro, però fluoro. Quanto incide, quanto fa male, quanto fa bene, si deve usare, non si deve usare? Allora, un buon dentifricio medicinale contiene una parte giusta di fluoro, però dobbiamo ricordare a tutti e soprattutto ai bambini che il fluoro è una sostanza tossica. Sappiamo che si accumula nell'organismo e sappiamo che determina notevoli danni. Allora, io voglio ricordare ai genitori soprattutto che spesso i bambini mangiano, ingeriscono il dentifricio. E questo è grave perché i bambini quando con l'alimentazione che hanno ingeriscono già una quota sufficiente di fluoro, soprattutto dall'acqua che noi beviamo, e un surplus di fluoro probabilmente potrebbe provocare dei problemi a livello osseo. Quindi evitare di tenere il dentifricio a portata di mano dei bambini, perché i bambini sono curiosi, assaggiano e magari è piacevole sentire quel sapore di menta, e quindi evitate di darlo ai bambini e magari lo si conserva in un cassetto questo dentifricio. I bambini inoltre devono spazzolare i denti anche quando sono piccini, magari facendolo come un gioco, e devono utilizzare un dentifricio idoneo per i bambini, proprio perché questi dentifrici per bambini che sono fatti a fasce di età hanno quantità di fluoro veramente bassissime o addirittura non ce l'hanno proprio.
l'abitudine della pulizia va fatta dai primi giorni, io non dico da neonato, ma insomma quando il bambino riesce a capire che i dentini vanno spazzolati, è un po' come un gioco, ma quel gioco diventa una... C'è una prima domanda da casa. Sì. Dottor Gargano, a conferma di quello che lei sta dicendo, sì. Libero Brigante dice: i dentifrici fanno male? I dentifrici contengono sostanze dannose e nocive? Dice, lo dice come affermazione, non esistono i dentifrici idonei oppure ci sono? Secondo allora, lei che cosa può consigliare? No, i dentifrici non fanno male, però non vanno ingeriti. Nessuno deve ingerire il dentifricio, perché comunque sono delle sostanze chimiche che possono far male, no, è un po' troppo, però certamente non fanno bene. I dentifrici medicinali di case farmaceutiche... C'è una telefonata da casa. Sì. Da dove chiama? Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Buonasera, pronto, prego. Buonasera, chiamo da Napoli. Ci dice il nome, signora? Il mio nome è Filomena. Buonasera Filomena. Faccia la domanda. Bene. Allora, la mia domanda è per la dottoressa, che ammiro tantissimo e vi seguo da un po' di tempo. Volevo chiedere alla dottoressa, visto il momento così particolare, visto il momento così critico, che abbiamo, credo, un po' tutti, un cuore sofferente, da dove si può attingere questo sorriso che voi state proclamando? Bellissima domanda, brava, brava Filomena, grazie. Grazie, grazie Filomena. Grazie. Ne ha facoltà, dottoressa. Beh, in realtà, Filomena, ci sono tante ricerche che ci dicono che pur non effettuando un sorriso indotto dagli altri, quindi un sorriso spontaneo, i benefici fisiologici sono davvero tanti. Quando sorridiamo, anche se in maniera più consapevole e razionale, quello che succede al nostro fisico è davvero straordinario. È come se il nostro cervello riuscisse a liberare delle sostanze, degli ormoni che creano dei significativi benefici. Ad esempio, c'è un abbassamento del cortisolo, c'è un aumento della dopamina, è un aumento delle endorfine, che sono tutti ormoni che ci aiutano a sentirci meglio, a quindi fare in modo che la nostra anima, la nostra sensazione sia più positiva, e questo ci conceda di allontanarci le sensazioni negative di dolore che in questo momento sicuramente viviamo un po' tutti. Io direi, posso aggiungere una cosa, che sorridere aiuta anche quella mimica facciale che ci aiuta a fare una ginnastica, semplicemente. Muscoli facciali. Muscoli facciali, e quindi anche le rughe si attenuano. Quindi bisogna sorridere, bisogna ridere, assolutamente, come diceva la dottoressa. Dottore, lei in apertura parlava di visite dentistiche almeno due volte l'anno, ma questo ogni solo in assenza di problemi. Ma in presenza di problemi? Presenza di problemi sarà proprio l'odontoiatra a stabilire appuntamenti più brevi a seconda del problema che può avere il paziente. Diciamo che oggi vediamo molto meno carie rispetto al passato, ma abbiamo un'incidenza maggiore di problemi di natura parodontale. Quindi richiamiamo più spesso i nostri pazienti allo studio per controllare, per mantenere il dente naturale. Quanto influisce una flora batterica intestinale non solo sull'alito, ma su una serie di problemi adesso concatenati anche sull'apparato dentario? Beh, noi non possiamo considerare la bocca come un settore dell'organismo. L'organismo è un qualcosa di un insieme, per cui anche lo stomaco, anche una cattiva digestione può provocare genera acidi, assolutamente. Inizia a parlare di microbioma, microbiota, sì, intestinale, che sì. La flora batterica orale e intestinale è fondamentale, ci aiuta in moltissimi casi. Noi non dobbiamo considerare quello che spesso sentiamo, perché diciamo batterico come cattivo. Noi ci portiamo dietro 2 chili di microbi nel nostro,
nel nostro organismo, e questi microbi fanno svariatissime cose, ci proteggono, ci producono delle vitamine, ci danno delle sostanze che noi non riusciamo a produrre, lo fanno i nostri microbi. Sì, sono parte del sistema immunitario. Sono parte del sistema immunitario. Che oggi sembra sia scomparso. Purtroppo sì. Ci sono degli alimenti che sono particolarmente dannosi per lo smalto dei denti, ma anche per la dentina, proprio per il meccanismo, io lo chiamo meccanismo in senso molto lato e generico, dentale. Fondamentalmente anche perché ha una funzione importantissima, certo, no? La masticazione. Certo. Fondamentalmente non esistono alimenti che non si debbano consumare, perché tutto quello che si può mangiare è commestibile, l'uomo può assumerlo, anzi ci sono alcuni alimenti però che possono un pochino danneggiare un dente che già di per sé è uno smalto consumato, e sono quelli acidi, il limone, giusto per dire, la Coca-Cola, delle bevande gassate, però diciamo che ecco, la cioccolata che fa così bene alla psiche, come diceva la dottoressa, purtroppo non è che fa male, ma si attacca ai denti ed è difficile rimuoverla, e favorisce poi una crescita batterica esagerata, perché quei batteri servono per pulire appunto dai residui alimentari che noi abbiamo in bocca. Invece volevo ritornare su, è stata bella la domanda dell'amica Filomena che ci segue, la mancanza di voglia di ridere normalmente o di sorridere, perché questo qua l'abbiamo già detto, fino alla noia, che è un bruttissimo momento che sta vivendo un pochino globalmente tutta l'umanità sostanzialmente. Però Napoli è una città speciale, una città particolare, un po' come l'Araba Fenice che risorge su se stessa, quindi questo napoletano, questa napoletanità che ci porta comunque a sorridere, quanto aiuta psicologicamente. Ma sicuramente è essenziale, ci sono tanti, come ho detto, studi per quanto riguarda anche i famosi neuroni specchio, che sono in realtà dei neuroni che ci conducono a riproporre quello che abbiamo di fronte, quindi ovviamente se qualcuno di fronte a noi ride, in maniera incondizionata ci viene voglia di ridere, no? Esiste proprio una terapia apposita che si chiama il sorriso terapia, è una terapia fatta apposta dove persone si incontrano proprio per ridere a squarciagola, ed è contagioso, in realtà tutti noi possiamo sperimentare questo effetto, se qualcuno ride noi iniziamo a ridere anche senza motivo, anche se non sappiamo perché. Basta pensare a un neonato, quando ha di fronte qualcuno che inizia a sorridere in maniera spontanea, anche lui inizierà a sorridere. Come lo sbadiglio, sì. Sicuramente. E lei ha contagiato la nostra amica che ci segue, Diana Cavallo. Diana Cavallo ci afferma e chiede, dice, il sorriso fa bene anche alle difese immunitarie? Sì. Può aiutare a contrastare l'ansia e lo stress. Noi non siamo ciecati, è che il mio PC è piccolissimo, quindi noi ci scusiamo con gli amici da casa, perché io sono vecchio, ma lei è giovanissima e è scritto vergognosamente piccolo. Certamente è così, perché come vi ho detto prima abbassa il cortisolo, che è un ormone appunto che noi produciamo in maniera spontanea quando ci troviamo sotto stress. Tutto questo ovviamente crea un disequilibrio nel nostro sistema, e quindi ovviamente anche il nostro sistema immunitario ne risente di tutto questo, quindi ridere fa sicuramente bene. Prima di andare in pubblicità, dottore, quali sono i disturbi del cavo orale che possono colpire un adulto, che sono diversi da quelli di un minore, di un giovane, di un ragazzo? Diciamo che i giovani che non sorridono hanno dei problemi di natura traumatica per lo più, mentre le persone di una certa età non sorridono perché gli mancano alcuni denti, e noi interveniamo proprio per favorire per restituire il sorriso, proprio perché, come è quasi la una missione anche sociale. Sì. Oggi la mascherina, agganciandomi al discorso che faceva lei prima, la mascherina, da me vengono dei pazienti e dicono: grazie alla mascherina io sto
tirando avanti, tirerò ancora un po' avanti. Quasi un risparmio economico. Quasi un risparmio economico. Ma la, vedete, la bellezza dei napoletani è questa, no? Sì, sì. Quella di trovare la parte quasi comica, bravo, per certi, esatto, aspetti, sì, della tragedia. Sì, 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 esatto. Per cui, ecco, le persone di una certa età hanno problemi, ecco, di perdita dell'elemento dentario, e noi interveniamo con la rimozione dei denti malati e la sostituzione dei denti che sono chiaramente protesici, ma che restituiscono comunque il sorriso. La sicurezza anche? Una sì, soprattutto. Questa è la domanda che devo riservare alla dottoressa, sì. Si prepari, ha studiato? Sono pronta. E allora, le ho rubato il tempo e la battuta, carissima dottoressa. La sicurezza di una bella dentatura, anche se artefatta, si può dire, sì, sì, anche se innaturale, perché poi sono delle piccole protesi, restituisce quella sicurezza che si è persa per un certo periodo di tempo, perché non è che uno perde il dente immediatamente, basso, no. Cerca, come diceva, anche in questo momento, di non floridità economica, certo. Una cerca in qualche modo di ridere a mezza bocca, a denti stretti. È importante riconquistare quella sicurezza persa. Hai detto tante volte sicurezza, perché in realtà sorridere, oltre ad essere un effetto sociale, in questo caso è un effetto psicologico molto importante. Quando sorrido e qualcun altro di fronte a me risponde con una risata, la mia autostima migliora, perché significa che da qualche parte ho creato una risposta positiva di fronte a me. Questo è un buon feedback, significa che sono gradita. Non solo, dall'altra parte ci sono degli studi scientifici che ci ricordano che i nostri ricordi, quindi la nostra memoria, migliora proprio quando noi stiamo sorridendo. Quindi è veramente, guardate, noi abbiamo, è una trasmissione che vista da casa può apparire anche un pochino sull'allegrotto, no? Per certi aspetti, invece noi facciamo informazione proprio ridendo sul tema della trasmissione, con il sorriso sulle labbra, anche sul beige i miei denti, perché sono un ultra sessantenne, però io mi permetto ancora di sorridere nonostante tutto quello che ci sta succedendo intorno. Ma lei, dottoressa, consiglierebbe a una persona, perché io ho visto delle immagini sfogliando un pochino queste pagine un pochino universali, i vari sorrisi, ho visto dei messicani senza un dente in bocca che vedevano a bocca aperta. Consiglierebbe a uno senza denti di farsi una bella risata? Assolutamente, non è una questione di quello che trovo davanti, ma di quello che si riesce a creare, quello con che c'è un dentro. Sì, è proprio così, quello che si riesce a creare nella relazione con l'altro attraverso questo mezzo comunicativo che è il sorriso. Noi nella seconda parte parleremo di implantologia, parleremo di tecniche di chirurgia, quindi continuate a seguirci. Noi fra esattamente un minuto andremo in combe la pubblicità, e quindi continuate a seguirci. Vuoi chiamarla la pubblicità? Dai, che ci sta aspettando, guardala. È una diretta bellissima, dai, pubblicità. Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54, Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo,
allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Eccoci qua di nuovo in diretta. Noi ci divertiamo perché il bello della diretta è anche sorprendere e sorprenderci e soprattutto sorprendere i nostri ospiti. Quindi ci divertiamo anche un pochino così, appunto per sorridere. Però dal serio al faceto e viceversa, dottore, ci siamo lasciati dicendo che avremmo ripreso parlando di chirurgia. C'è una chirurgia dentale tradizionale, ma ci stanno delle tecniche molto moderne. Partiamo da quella, la tradizionale. Allora, la perdita dei denti chiaramente viene affrontata dall'odontoiatra, chiaramente insieme al paziente che richiede la sostituzione dei denti mancanti, con delle protesi. Queste protesi sono quelle tradizionali, che possono essere removibili o fisse, e chiaramente dipende anche dalla possibilità del paziente di spendere più o meno a seconda delle sue tasche. Però diciamo che noi... Si ride un po' meno in quei casi. Ma non è vero, si può sempre ridere. Il fatto è che magari una protesi fissa dà una maggiore solidità psicologica a sorridere, magari la protesi mobile col tempo tende a muoversi, ci vuole la crema adesiva, insomma, che creano pochi problemi, crea qualche problema soprattutto anche di alitosi, perché sì, ma sì, se uno non la pulisce bene può provocare anche dei problemi di alitosi, però non penso sia la protesi di per sé generalmente la causa di alitosi. Le nuove tecniche, che poi non sono proprio neanche nuove, però si sono affinate, sono quelle di sostituire i denti mancanti, non limando i denti a ponte, con le protesi dette a ponte, ma di mettere delle viti di titanio nell'osso, e una volta che l'osso attecchisce la vite, si può tranquillamente caricare una protesi fissa, che oggi, diciamo, grazie alla tecnologia può essere quasi perfetta, imitando il colore, la forma, il dente in tutto e per tutto, e dando anche la possibilità di masticare bene. È chiaro che tutte le protesi, da quelle più economiche a quelle più costose, vanno controllate, perché sono delle apparecchiature che purtroppo stanno in un cavo orale, non è che l'impianto sta soltanto nell'osso, ma l'osso comunica con la gengiva. Quindi non possiamo pensare, perché c'è una vite nell'osso, di poter lasciarla lì abbandonata, perché anche la vite, così come la radice naturale del dente, può andare incontro a fenomeni batterici che fanno perdere l'impianto. Perché molti mi dicono: allora la vite è un qualcosa di definitivo. Ma non sempre. Non sempre. Dipende dalla natura dell'osso. Dipende dalla natura dell'osso. Ho studiato. Sì, dipende dalla natura dell'osso, ma dipende anche, ripeto un'altra volta, dall'igiene e dai controlli. Perché se noi abbandoniamo
pensando di avere risolto. Pensando di avere risolto, perché molte persone pensano di aver risolto e mi vengono a studio delle persone che hanno una buona parte dell'impianto esposto perché la gengiva e l'osso è sceso. Si ritira. Eh sì, e io prima si di passare alla seconda domanda voglio ringraziare un po' gli amici che sono tantissimi, quindi non ne vorrei saltare nessuno. C'è Ciro, c'è Diana che ha fatto anche la domanda, c'è Bobo. Io voglio salutare con affetto Gino Giammarino, che è un carissimo amico e collega, che ci fa dei complimenti, e quindi grazie Gino, un abbraccio. Poi c'è Gigi, un altro Gigi, quindi grazie a tutti quanti voi. Noi ogni tanto, sbagliando perché non guardiamo in camera, salutiamo anche gli amici che ci seguono perché è doveroso. Dottore, io ho un problema molto molto serio, perché leggo da più parti addirittura organizzazioni pullman per la Croazia, pullman per la Grecia, pullman per l'Olanda. Poi dopo un anno vengono con queste noccioline rotte dai dentisti, perché io prima di invitarlo ho sentito anche lei, anche altri dentisti che mi hanno confermato tutti quanti che usano dei materiali, sì, che costano pochissimo, che sono bellissimi appena impiantati, è un po' come le macchine cinesi, mi scusino gli amici cinesi che ci hanno regalato il Covid, però voglio dire, un po' come le macchine cinesi che dopo i motorini, gli scooter, ne ho comprato uno, l'ho buttato dopo un mese. Prego, dottore. Purtroppo io non... i colleghi croati sono bravissimi, comunque quelli dell'est, è chiaro come, che... Come tecnica? Sì, assolutamente. Come qualità del prodotto, diciamo. Ma io non discuto neanche sulla qualità, e il problema è che il paziente deve tornare, come abbiamo detto, ogni sei mesi dal dentista, se anche semplicemente per salutarsi e fare un semplice controllo e dire ok, sta andando tutto bene. Come si fa a ritornare in Croazia, in Bulgaria, in Ungheria, in Olanda? Quello che si... In Olanda, ma in Olanda un pochino meno adesso. Era all'inizio, è stata la prepista, sì, però l'Olanda. Sì, è stata la prepista, però voglio dire, non è quello. Poi io ho visto i prezzi che si fanno in questi paesi dell'est, ma i nostri odontoiatri a Napoli non sono così cari. C'è una domanda molto interessante da casa. Sì. Ok, sempre se riesco a leggerla. Sì. Allora, si può accedere a dentisti con la cassa mutua? Sì, cioè è mutuabile la prestazione dentistica? Sì, dice, la tesa è lunga. Chiaramente le prestazioni odontoiatriche sono costose e costano molto sul Servizio Sanitario Nazionale. Questo fa in modo che i dentisti che sono convenzionati non sono tantissimi, però esiste. Il suo studio è convenzionato? No. Chiedo scusa. Esiste anche il policlinico che eroga delle prestazioni, esiste anche il Cardarelli che eroga delle prestazioni. Di attesa saranno lunghissime. Le liste di attesa sono lunghe, ma non sono neanche eccessivamente lunghe. Io voglio fare controinformazione e mi sto rivolgendo alla mia carissima amica Rita Menditto. Noi abbiamo parlato, abbiamo esaltato il sorriso, abbiamo quasi elogiato in una maniera indiscriminata. Però un signore anziano che ti spara un sorriso bianchissimo, quanto vale quel sorriso secondo lei? Ma sotto, non economicamente, perché questo ce lo può dire il dottore, ma quanto può valere? È un fake quel sorriso, usando un termine quasi da social. No, non è una cattiveria, la voleva dire sta cosa perché fra le domande l'ho un pochino rubata. Cioè, un sorriso falso quanto vale a dimostrazione di una presunta allegria o gioia? È complessa anche per lei la domanda, io lo so. Guarda, Sergio, tu sai benissimo che io sono anche la coordinatrice di due residenze per anziani, quindi apri un portone per quanto riguarda gli anziani. E ti posso dire, c'è un posto, perché io fra poco ho bisogno di un CDR anche. Anziani... Io posso dirti che quello che guardo, soprattutto quando sorridono, non è soltanto la bocca, ma è proprio tutto quello che penso, si attiva, sono, è proprio la sono vitalità. Sono gli occhi che ridono in quel caso, e quindi anche se i denti sono neri, sono più belli di quelli smaltati bianchi, secondo me,
Com'era quel prodotto che si mette sui denti? Mi scusi, io non sono... La pittura? No, no, lei aveva detto di quella specie di... La zirconia. Bravissimo, sì, la zirconia che mi fa pensare, mi porta con la mente ai zirconi che sono falsi e diamanti. Ed è esatto. E quindi è un falso sorriso. Era una parentesi quasi inadeguata, però mi è piaciuta fare lo stesso. Conduco io e me ne assumo la responsabilità, insomma, anche se dico delle scemenze. E quindi ritornando invece molto molto seri, quindi abbiamo parlato della implantologia o degli interventi tradizionali, quindi ponti eccetera, mentre invece ci stanno delle nuove tecniche molto molto come dire interessanti ma anche molto costose. Diciamo che adesso con la digitalizzazione questa sta entrando un pochino dappertutto in tutti i campi e sta entrando anche nei nostri studi. Grazie al CAD-CAM si riescono addirittura a non prendere più l'impronte della bocca e attraverso dei programmi specifici l'apparecchio tramite il computer ci costruisce direttamente con una precisione millimetrica quello che può fare chiaramente un computer e non riesce a fare la mano dell'uomo, certo. Benché perfetta, ma comunque non è mai perfetto come lo fa il computer. E questo sicuramente avvantaggia diciamo il sorriso, perché ci permette subito di realizzare dei manufatti immediati. E purtroppo svantaggia gli odontotecnici che non lavoreranno più per questo motivo. Noi, come avevo detto in esordio, noi siamo anche una trasmissione con grande umiltà di servizio e proprio in funzione di ciò io voglio dire, esistono tantissimi falsi dentisti, esistono tantissimi falsi chirurgi che si assumono delle responsabilità molto gravi. Spesso lavorano in laboratori inadeguati, spesso non rispettano nessun criterio di igiene sanitario in modo particolare. Cosa si sente di dire ai nostri ascoltatori? Prima di tutto è una cosa semplicissima quella di ormai tutti quanti col computer, col telefonino ci possiamo collegare all'ordine dei medici, scrivere il nome del dottore e vedere se è veramente laureato. L'Ordine dei Medici insieme all'Albo degli Odontoiatri fa da sempre fa molta attenzione a trovare queste persone che si spacciano, a volte non sono neanche odontotecnici, ma magari un vigile urbano. Spesso fanno dei danni gravissimi, sì, fanno dei danni gravissimi, oggi, in alcuni casi irreparabili. Oggi sì, oggi gli ordini sono molto attenti a questi e chiaramente anche le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, i NAS controllano molto, però sappiamo benissimo che una volta che prendono queste persone, purtroppo non ci sono delle conseguenze molto gravi, per cui magari molti continuano a farlo cambiando l'indirizzo dello studio. A volte anche i clienti consapevoli, proprio per problemi economici, si rivolgono. Come si può bilanciare questa cosa? C'è la possibilità di lanciare, per esempio, un appello, faccio per dire, per l'amor di Dio, non prenda per oroculato, lo studio Gargano, faccio il suo nome perché è qui presente, fa un prezzo speciale a chi ha un bilancio annuo che sta sotto i 10.000 euro, può fare secondo lei una cosa del genere? Penso di no, però le dico che quello che faccio io e molti altri miei colleghi è spesso chiudere un occhio, si capisce, la persona che arriva allo studio in condizioni pietose e si cerca comunque di aiutare, almeno noi a Napoli. Cioè l'umanizzazione proprio del dolore. Questo lo facciamo da sempre. A me è capitato spesso di trovare delle persone, anche degli extracomunitari, in grossa difficoltà e non puoi chiedere la parcella a chi non tiene soldi per pagarsi un pranzo. E viene là proprio perché ha un problema serio. Perché hanno dei problemi seri e capisci che a quel momento se puoi dargli una mano gliela dai. E non sono solo io, ma quasi tutti i miei colleghi ragionano in questo modo. Noi siamo medici, dobbiamo comunque cercare di aiutare.
La bellezza, vedete, del medico nei limiti e non del possibile. Questa è una cosa molto quando è possibile si fa anche, diciamo, questa tra virgolette beneficenza alle persone che non hanno difficoltà economiche. Rita, noi stiamo saltando un pochino, però stiamo seguendo un filo conduttore alla fine, filo conduttore, e quindi stasera sto proprio in vene di battute. Chissà perché, vedi? Ma quelle là che ci vogliono gli schiaffi, voi da casa non vedete. E grazie, questo me lo meritiamo, perché c'è un filo che cammina a terra, conduttore sono io, quindi l'anagramma filo conduttore. Lei prima diceva una cosa molto bella, il sorriso degli anziani. Io invece voglio parlare del sorriso dei bambini. Sai, proprio continuando in questo filo conduttore, mentre parlavamo io pensavo proprio ai bambini, perché siamo in sintonia, sì. Non voglio fare altre battute perché mi becco qualche altro scapaccione. Dai. Esiste la clown terapia, perché è nata la clown terapia? Proprio per fare in modo che il sorriso nasca in questi bambini che si trovano in luoghi difficili e di dolore come possono essere gli ospedali. Perché? Perché i bambini sorridendo riescono a reagire ed avere un'efficacia delle terapie che fanno, no? E quindi ritorniamo al nostro filo conduttore, che il sorriso fa bene a tutti. Ho fatto un guaio terribile. Io chiedo scusa, veramente, chiedo scusa, però è una battuta che mi è venuta così in maniera estemporanea. Dottore, mi scusi anche lei. Niente, allora ritornando, vedete, stiamo parlando di sorriso, io l'ho fatto apposta. Perché lei ha un sorriso bellissimo, tra l'altro. Bellissimo, ma anche molto coinvolgente. Emotivamente, perché ha una risata molto molto bella, e io anche per questo la invito volentieri. Ci è capitato di avere degli psicologi in studio che veramente un grigiore, una tristezza unica, però dipendeva dagli argomenti, e loro sono tutti bravissimi professionisti. Ritornando invece alle tecniche di implantologia, abbiamo parlato di quelle care, abbiamo parlato del vecchio sistema, e qualcuno ci sta chiedendo: ma esiste una via di mezzo? Cioè, io non sono ricco, non sono povero, posso arrivare a... Come fa un paziente? O lei, in funzione di cosa, consiglia al paziente? O dice: guarda, c'è questo, questo e questo. Noi normalmente diciamo tutte le... C'è un po' da venditore, più o meno. Sì, un ventaglio di tutte le possibilità che si possono attuare. È chiaro che poi... Ci sono i complimenti per lei, dottore Gargano, bravo e sincero. Grazie Bobo, è un nostro ascoltatore che ci segue da sempre e che gli vogliamo veramente bene. Noi dobbiamo rendere consapevole il paziente che ci sono vari tipi di lavori, chiaramente vari tipi di costi nella realizzazione del lavoro. È chiaro che quando si arriva a cifre elevate... C'è la possibilità anche di rateizzare, sì, o di fare dei finanziamenti. Sì, c'è anche la possibilità di fare dei finanziamenti, di rateizzare. È chiaro che magari, ecco, un operaio che guadagna 1.000-1.200 euro al mese non è che si può permettere di fare il lavoro super estetico, super bello, però si può lo stesso dare un sorriso con un lavoro funzionale in ogni caso. E quindi non è detto che non ci sono lavori. È chiaro che chi non viene nulla tenente non viene manco dal dentista. Non va manco dal dentista, insomma. Secondo me c'ha altri pensieri per sì, la testa. Però noi diamo sempre varie opportunità. E poi se c'è quel bel rapporto col paziente, quel feeling, sarà stesso il paziente di dire: io mi posso permettere di pagare una rata mensile di 300, 400, 500, quello che sia. Quindi se il paziente un prestito fiduciario, nel senso venga e le porto 200, anche lo facciamo, anche lo facciamo. Ragazzi, qua si parla in tante trasmissioni, si parla sempre quasi, non male, malissimo, di alcuni dentisti. Noi abbiamo invece un dottore che ci sta smentendo un pochino questo. Ma sono quasi luogo tutti comune, veramente. Sì, noi a Napoli viviamo una realtà un pochino differente, non è che siamo a Bergamo, a Brescia, dove chiaramente ci sono delle differenze notevoli, dove tutti lavorano e dove tutti possono accedere anche a cure più costose. A quelle che sono le tariffe imposte. Esatto, esatto. E questo è un dato molto molto importante, perché poi sfasciamo nella differenza delle due Italie. Chi ride meglio? Si ride meglio al sud o al nord, dottoressa?
Non è una ovviamente battuta, al sud. Perché? Ma non perché sono di parte, perché sono napoletana, non ma perché ne vogliono gli sole? Amici nordici, in modo particolare affettuosamente gli amici piemontesi, non ce ne vogliate. No, assolutamente. Guarda come dite il dottore Gargano. È una questione fisiologica, psicofisiologica, c'è il sole migliora, il nostro sistema immunitario aumenta la vitamina D, il nostro benessere migliora e quindi ci sentiamo meglio. Giusto. Infatti anche il mare influisce moltissimo, perché lo iodio aiuta moltissimo. Ci sono tutta una serie di variabili. Quindi può essere una terapia farsi una bella passeggiata, come fa un'amica mia, sedersi sugli scogli a prendere il sole, passeggiare sul lungomare. Certamente. E stranamente questa mia amica, purtroppo non ha un sorriso meraviglioso, appena la incontro la porto qua in studio e ve la faccio conoscere. Quindi ritorniamo di nuovo, stasera noi ci stiamo divertendo con il dottore Gargano, che quando ti mette la pinza in bocca fa veramente male, nonostante l'anestesia, il dolore si sente lo stesso. Con la dottoressa Mendito, che è veramente un piacere averla qua in studio da noi. Voglio tentare di ritornare nella mia funzione di conduttore. Esistono diverse possibilità di, poi mi corregge lei, impianto parziale, quindi non una dentiera ma due o tre denti, un ponte, sì. ci sta anche in oro, se ho letto bene da qualche parte. Diciamo che le prime colonne... O non che... si usa più, no, non è il dente, il ponte. Il ponte, allora l'oro è un metallo pregevole, pregiato, che viene sempre meno utilizzato, per motivi tecnici però, non tanto per motivi... di costo, perché l'oro è un metallo molto flessibile e quindi nel passato le corone che si costruivano sull'oro andavano incontro a frequenti fratture o danneggiamenti proprio della ceramica. Oggi cosa si usa, il titanio? Oggi utilizziamo il titanio, abbiamo detto questo nuovo metallo che è zirconia, che è un metallo bianco, per cui ci offre delle caratteristiche estetiche migliori, ma utilizziamo anche delle leghe odontoiatriche che sono sicuramente più forti, magari contengono anche percentuali di oro, però ci sono vari componenti metallici che fanno sì che la lega diventi molto più resistente, più duratura e anche più igienica. Il sorriso è anche un vezzo. Una bocca relativamente sana, però ha richieste di persone che vogliono fare sbiancamento, ormai si porta proprio di moda, è una moda ormai, sbiancamento, altri trattamenti per riportare, sì, che spesso è in contrasto anche con il fattore età, questa cosa, io lo dicevo prima scherzando, sì, ma poi è un problema serio. La cosa che le sembrerà strano è che le persone che hanno i denti più bianchi li chiedono gli sbiancamenti. Questo dovremmo chiederlo alla dottoressa. Dottoressa, perché... come mai? Gliela giriamo questa domanda. Io già ho una bella dentatura, però la voglio ancora più bianca. È un problema psicologico. Assolutamente. Proprio di identità anche. Parlavamo prima dell'effetto sociale, no? Del sorridere. Quando io sorrido provoco nell'altro una reazione positiva, quindi sorride, e da parte mia il feedback è che la mia autostima migliora. Se io so che il mio sorriso è il più splendido di tutti, ovviamente la mia necessità è quella di migliorare questa autostima. Però non è spontaneo, autostima. È motivato, perché io sono un accentratore, in maniera c'è un ego che prevale rispetto in maniera implicita, quello che voglio è cercare di essere il più perfetto possibile e quindi iniziando ad sapere che mi rende più bianchissimo. Un effetto dei social, della foto, perché il like... sembra che abbia sostituito il feedback praticamente. Assolutamente. Quindi, è un feedback a tutti gli effetti. E poi sì, i filtri portano ad avere sempre questo bianco che è totalmente innaturale, perché sì, noi non abbiamo i denti bianchi. Assolutamente no. Cioè sono... avorio il colore. Avorio il colore dei denti, al di là delle macchie. Sì, diciamo che ci sono delle percentuali di bianco nel dente, ma il dente non è bianco. Noi diciamo bianco, ma in realtà... ci sono varie tonalità, sì, in noi natura. Abbiamo, sì. Per esempio quelli della razza negra hanno dei denti più chiari dei nostri. Mi è capitato... Non è che l'effetto del colore della pelle che mi faccio... No, infatti pure io all'inizio pensavo che fosse così. In realtà mi è capitato di fare un ponte a una signora che era del, penso, sri lankese. È stato difficile fare quel colore lì, perché non c'era, il tecnico non aveva quel colore,
Perché come il nostro mi ha incuriosito, come avete risolto? Abbiamo risolto perché con le alchimie che ha fatto il tecnico di realizzare un colore quanto più simile a quello dei suoi denti. Ragazzi, voi al napoletano dategli una mazza e un pennello, insomma. Sei bravo, infatti. E riusciamo a fare delle cose meravigliose. E i sorrisi, e ritorniamo in tema, i sorrisi sono cose importanti, i sorrisi in questa fase drammatica che stiamo vivendo, lo abbiamo anche detto, questo abbiamo aperto proprio su questo argomento. Il sorriso, e la dottoressa parlava di sorrisoterapia quasi, perché la clownterapia porta dei gruppi di autoaiuto proprio perché fanno questo. Però poi c'è gente che ha i denti perfetti, non come i miei, non ha probabilmente grossi problemi, però nonostante tutto non riesce a sorridere e soprattutto si chiude in se stessa. Io conosco degli amici che sono che stanno anche molto molto bene economicamente, quindi non hanno grossissimi problemi, sono belle famiglie perfette, medio borghesi, con figli, macchine, però io gli ho detto proprio durante queste festività: ma perché non sorridete mai? Cos'è che spinge le persone a non sorridere, in modo particolare quelli che stanno meglio degli altri che potrebbero sorridere? La paura di perdere quello status. Perché è una discussione che abbiamo fatto alla vigilia di Natale con un gruppo di amici. Ah, ecco. Beh, sono tante le dinamiche relazionali in questo caso che si attivano. Ovviamente quello che conta è stare bene con se stessi, no? Quindi quando questo succede si ha voglia anche di condividere questo se stessi con gli altri. Se invece dentro di noi ci sono appunto speranze di perfettibilità, quindi i miei denti devono essere bianchissimi, il fatto che non mi sento in grado di poter relazionarmi con gli altri, e allora tutta una serie di istinti naturali come quello del sorriso del neonato di cui abbiamo parlato prima, io li reprimo. Quello che io posso consigliare è: se qualcuno riesce a sorridere, iniziamo a sorridere noi, così che possiamo essere contagiosi e contagiare chi non sorride. Perfetto. Questa è l'ultima domanda tecnica, perché siamo quasi ai titoli di coda. La masticazione è una cosa molto molto importante, perché è il motore, perché poi quello che mastichiamo arriva macerato allo stomaco con tutti i meccanismi di digestione. Con una dentatura indolenzita, perché ci stanno dei problemi gengivali, certo, pur avendo i denti ancora buoni, sì, però le gengive ti portano a non poter schiacciare, masticare. Come si interviene in questi casi? Il dentista cura anche chiaramente la parte gengivale, che è il supporto, no? Assolutamente sì, è un osso, il dentista cura la bocca, quindi chiaramente tutto quello che è l'apparato. Non è facile sempre però poter... Sì, perché la piorrea, per esempio... Perché la parodontite è una malattia... Io ho detto volgarmente la piorrea. Sì, che è una malattia che purtroppo... Che si sta diffondendo a moltissimo, moltissimo. Io, più della carie. Io, allora, prima di iniziare, il dottore che interrompo un attimo, io mi sono fatto tutto uno studio, io ho scoperto delle cose allucinanti. La parodontite, che io pensavo stesse in via di estinzione, sparendo, invece... dilagando anche nei giovani in alcuni casi. Sì. Anche quella patologia quella è contagiosissima. Quella è contagiosissima, basta. Ma non si contagia. Ah, allora ci spieghi, no, perché non si contagia. Non è per trasmissione diretta. Non è per trasmissione, quella giovanile è quella peggiore, chiaramente, perché ti fa perdere una decina di anni tutti i denti ed è veramente disastrosa per il sorriso. Devastante per un giovane. Sì, è devastante. Come si interviene in quei casi? In questi perché abbiamo una gengiva molle, chirurgicamente non ci si può andare. Noi cerchiamo, quando è possibile, di mantenere sempre l'elemento dentario naturale. Quando non è possibile, perché il vacillamento è elevato e quindi chiaramente non ci può essere più la masticazione, e quindi si tende a deglutire soltanto, chiaramente con grossi problemi alla digestione, quegli elementi vanno eliminati e se è possibile protesizzato prima possibile, per evitare che quell'osso che viene danneggiato dall'attacco dei batteri possa fermare quella sua regressione, quantomeno per poter salvare tessuto osseo, per poter poi eventualmente fare la implantologia.
Lei al centro del tirassegno, c'è una domanda per lei ancora. Allora, Diana Cavallo le vuole chiedere una cosa. Dice, dottore, io soffro di bruxismo. Sì. Dice, e anche mio figlio, ho detto, ho comprato un bite che poi devono essere sostituiti regolarmente. Sì, perché si consumano. Di cui stavo parlando. A causa di usura. Ho detto, come mai c'è così aumento tra i casi di bambini di bruxismo? Allora, i bambini soffrono di un, diciamo tra virgolette, di un bruxismo che è naturale fino a una certa età. Noi sentiamo spesso i nostri figli, i nostri bambini, durante la notte che si mangiano e si denti. Diciamo che questo fenomeno, col passare degli anni... Sarebbe il grignare i denti. Sì, grignare i denti. Questo fenomeno passa. Posso girare la domanda alla dottoressa? Poi, potrebbe essere anche collegato al gaming? Guarda, tutte quelle cose che noi facciamo di giorno, poi la notte ci ritornano. Sì. Quindi il stare davanti... Io dovrei stare senza denti, praticamente. Sì. Stare molte ore davanti al computer o ai giochi favorisce una tensione particolare che ci abitua, attenzione, a serrare i denti. Sì. Questo favorisce un peggioramento dell'occlusione, un dolore alle fasce muscolari e chiaramente durante la notte... Ragazzi, quest'ora è volata, siamo in chiusura veramente. Un appello al sorriso, proprio un telegramma, veloce. In questo caso mi viene da dire, per concludere quello che stiamo dicendo adesso, è cercare di esprimere le proprie emozioni, perché questo tipo di malattia nasce anche proprio dallo stare seduti, da giocare, ma perché non si esprimono più le tensioni, in questo caso davanti a un videogioco, ma anche le emozioni positive, come può telegramma essere un lunghissimo, sorriso. Molto bello, grazie dottoressa, noi siamo veramente in chiusura, io ho visto tante foto di sorrisi, tantissime, l'avevo detto prima. Il sorriso più bello è quello senza denti, è quello dei neonati, ragazzi. Vi ringrazio tutti e quanti per averci seguiti. Ci vediamo venerdì prossimo. Ale. Buonasera. Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081-285-685. Cuore di Sfogliatella, @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidermed SPA,
verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it